casa. Ma Adesso quanto dura più o meno? un'ora. Perfetto, perfetto. Sì, dopo non di più. Adesso appare una scritta che viene trasmessa. Togli con la condivisione dello schermo, per cortesia, Marzio. Io aspetta. Oddio. Interrompi condivisione. No, aspetta. Allora, interrompi condivisione. Eccoci. Ok. Ok, io registro. Ok, vediamo se la diretta è partita. Perfetto, la diretta è partita, siamo già in linea. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ben arrivati. Questa sera abbiamo nel salotto di Gino Antonelli dello Specchio dell'Anima, abbiamo come ospiti d'eccezione un gruppo che opera in Toscana, correggimi Marzio se sbaglio alcuna in qualche informazione, che opera principalmente in Toscana e a Prato. E si chiama Paranormal Fobia, un gruppo che ha scovato Gina, che il nome stesso è stato quasi una calamita per questa bellissima diretta che fra poco inizierà con voi, dove vi presenterò, aspettate un attimo, Silvia è uscita un attimo, eccola qua, sta rientrando, dove questa sera abbiamo i principali fondatori di questo gruppo di ricerca. Abbiamo come ideatore, creatore e responsabile Marzio, poi abbiamo Silvia, che è toscana di origine, poi abbiamo Oscar, che sta di origine peruviana, se non sbaglio, mentre Marzio è di origine brasiliana, si vede, Silvia di origine toscana, e questa sera ci illustreranno un po' le loro ricerche che stanno effettuando, come si svolge una ricerca nel campo del paranormale, quali sono le attrezzature, le tempistiche, anche le cose più inquietanti che hanno trovato e come ci si comporta di fronte a determinati fenomeni. Io che rimango ancora sbalordito per cose che puntualmente sento da persone quotidianamente, anche se sono tanti anni, vi confesso che non sono ancora abituato. A questo punto lascerei la parola a Marzio per una breve presentazione del suo gruppo, poi ad ognuno di voi raccontare una piccola storia, dopodiché Marzio, libero di fare la presentazione tranquillamente. Ricordiamoci che se avete delle domande, di porle durante la diretta che poi leggerò io alla fine, ok? Buon ascolto e buona visione, io rimango qua con voi. Ciao Marzio, benvenuto. Grazie, ciao, benvenuti a tutti. Grazie a Luca Garbin per questo invito e a Gina che saluto, che non riesco a vedersi, non so se sia online. Comunque saluto tutti. Questo è un gruppo che è nato più o meno un anno fa, ora è il 17 di maggio, è composto da quattro persone. Salutiamo la Letizia che in questo momento non poteva esserci. Quindi è Silvia e Oscar ed io che sono il fondatore. Niente, questo gruppo è nato con quello che è, diciamo, l'obiettivo, tra virgolette, di rispondere a degli interrogativi, che poi sono interrogativi di qualsiasi persona, essere umano, nella propria esistenza, sarà mai chiesto se c'è qualcosa oltre questa nostra questo nostro sistema solare, questa nostra terra, la nostra esistenza, perché siamo qua. Ed è nato per appunto per fare ricerca su questo ambito, perché come diceva Luca, effettivamente ci sono delle cose e lui dice bene, non ci è abituato. Tantomeno noi che lo facciamo da poco tempo, però abbiamo visto, abbiamo avuto a che fare, abbiamo vissuto anche con delle cose in prima persona che ci hanno effettivamente meravigliato, oltre che affascinato, e quindi ci ha spinto e ci spinge ulteriormente a continuare, perché stiamo dicendo, siamo nella strada giusta, questa è la strada da percorrere, è ovviamente lunga. Siamo dei novellini ancora rispetto a tutta quello che è la ricerca che inizia da 130 anni, diciamo in linea di massima la ricerca scientifica si basa su 130 anni, quindi noi siamo gli ultimi, proprio gli ultimi del carro, della coda.
Detto questo, lascio la parola a Oscar, se vuol dire qualcosa, e a Silvia, e poi... Ma se posso, permettermi di interrompermi un secondo, io credo che i novellini, come li definisci tu, hanno un entusiasmo che gli altri che sono nella ricerca da una vita danno per scontato. Quindi anche lo stesso nel campo della scienza, nella ricerca delle malattie, hanno più voglia di ricerca, di aiutare, di investigare. Mentre le persone che credono già di essere arrivate si fermano. Voi avete quella carica energetica, sicuramente quella grinta che altri non hanno più, hanno perso lungo il cammino. È vero, hai detto una cosa che condivido appieno, è sacrosanta, ed è proprio questo entusiasmo che ci contraddistingue e ci fa in qualche modo riconoscere come persone serie, comunque, che lavorano su queste ricerche in modo obiettivo. Cioè non ci poniamo con la presunzione, l'arroganza di dire è così come lo diciamo noi, ma assolutamente diciamo, beh, qui qualcosa ci deve essere, perché sono basate su quello che sono le nostre osservazioni date dalle ricerche che abbiamo fatto. Però non diciamo è così per forza, è così e abbiamo ragione noi e voi no. Anzi, la pagina è fatta di tante persone, di molti scettici anche, tra l'altro, che giustamente, alcuni in modo non elegante, d'accordissimo, va bene, ci può stare tutto, e altri in modo elegante pongono i propri quesiti, i propri dubbi. E allora vedi che la persona propriamente scettica, propriamente quella che magari ti dice ma questi sono degli sciroccati, ma cosa fanno? Invece a un certo punto, quando si ritrovano davanti a una foto piuttosto che un audio, beh, magari quella ondata di scetticismo che lo pervade un attimino, un pochino va a scemare. Quindi noi siamo contenti che siamo visti come persone che studiano con anima e cuore e senza pregiudizio alcuno, senza avere l'arroganza di dire che è così, come dicevamo prima, e quindi questo è, come dici tu, è anche un fatto che appunto siamo novellini, ma io lo dico in senso comunque positivo del termine, proprio perché abbiamo questo entusiasmo e speriamo di mantenerlo ancora tanto, tanto a lungo e tanto, 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 possibilmente. Siamo contenti perché, cioè, almeno io non pensavo, io sono, tra virgolette, ero nato come scettico per antonomasia. Io ho iniziato a studiare queste cose perché comunque parto da una base scettica, perché pensandoci bene, se io fossi convinto, no, è come il fedele che va in chiesa e dice è così, io invece sono quello che dice beh, allora potrebbe essere così, guardiamo, valutiamo. Io parto da questa base qua, perché se dessi per scontato che effettivamente è così, avrei già dato la risposta. E la risposta qui è purtroppo e non ce l'ha nessuno. Si può dire che effettivamente, si può pensare che effettivamente qualcosa ci sia, questo sì, questo lo crediamo fermamente e ne siamo sempre più convinti. Però poi è giusto che ognuno si faccia la propria idea, possono anche dire, ma cosa dicono questi? Sono degli sciroccati che vanno con i K2 come i MEL, queste cose qua, cosa vanno a fare? Beh, però pensiamo che questo universo si conosca appena il 5%, forse anche meno, di quello che si dice, delle verità, e quindi va benissimo. Noi andiamo a cercare, a indagare su delle cose che non conosciamo, e non le conosce nessuno. Quindi va bene così, senza nessuna presunzione e arroganza. Andiamo avanti, siamo contenti, perfetto. Oscar, Silvia. Entonces hablamos de algo. Che si può dire? Si può dire che noi veramente, come non è una casualità, come direbbe, come ha detto Giungro svizzero, c'è una sincronicità tra noi quattro. Ognuno di noi quattro, diciamo che ha un ruolo veramente che si è andato a incastrare con le facoltà che ognuno di noi ha.
cioè tra noi non c'è quasi un sovrapporsi, una concorrenza, noi stiamo bene veramente noi quattro, perché ognuno di noi quattro apporta un giusto contributo, e quella è la nostra forza, ognuno fa il suo, e all'occorrenza veramente siamo un corpo unico, ci siamo trovati in mezzo a tante avventure, tanti fenomeni che sono accaduti, e ognuno di noi ha portato il suo apporto, perché magari in tanti gruppi magari c'è quello, sono, che posso dire, tre canalizzatori e un tecnico, oppure ci sono tre tecnici e un canalizzatore, noi ci compensiamo tra tutti, siamo, la nostra fortuna è quella, è una sincronicità, sì, davvero, tutto qua. Sì, sì, davvero. Silvia? Sì, io sono entrata nel gruppo, diciamo, sono l'ultima entrata. Io ho cominciato a seguirli esternamente, e poi per caso, insomma, ci siamo conosciuti, ho cominciato a collaborare con loro, e devo dire che in effetti, proprio come diceva Oscar, è unico il modo, l'approccio che abbiamo, ed è una cosa, una ricchezza che non dovremmo perdere, e cercheremo di portarla avanti e di, insomma, di aumentare le nostre possibilità, le nostre conoscenze per operare sempre al meglio, questo sicuramente. E noi studiamo queste, cioè non è che nasciamo ma con un bagaglio, noi il bagaglio piano piano da un po' più di un anno in realtà, prima che si creasse questo gruppo, ce lo stiamo comunque portando, facendo, e stiamo studiando continuamente, e quindi non, come si diceva prima, non è che siamo nati, guarda cosa sono arrivati questi, sanno tutto, no, in realtà noi studiamo come tanti altri questi fenomeni, e ci sono anche testi, e Luca, sai, conosci bene, Oscar anche, e io e Silvia le stiamo studiando anche noi, pur essendo che io sono un tecnico, e loro sono quelli che si chiamano appunto i canalizzatori, no? In qualche modo si dà un che di qualcosa sente, anche se lei non si definisce sensitiva, Oscar è un canalizzatore, e quindi ci proponiamo in questa maniera qua, e ci diamo una mano a vicenda, ecco, un po' il senso è questo qui, io registro e loro giustamente sentono prima degli strumenti, che è una dote fondamentale, molto spesso, perché lo strumento è limitato nel suo range di funzionamento, è limitato. E qui poi dopo si va a approfondire il discorso, ma forse magari lo facciamo dopo. Sì, ok, io so che tu hai fatto un lavoretto per il gruppo Lo Specchio dell'Anima, se vuoi cominciare la presentazione, così poi io ti sto stilando già le domande che stanno arrivando. A profusione, immagino. Sì. Ok. Allora, vediamo se riesce. Ok? Ok, sta arrivando. Allora. Eccola qua, vai, all'inizio. Allora, non si impianta gnosa. Allora, intanto noi vogliamo iniziare con una tematica che è la metavisione, che è una cosa complementare a quello che noi facciamo, perché ovviamente noi la puntiamo, questa cosa la mettiamo sul lato sperimentale. E la metavisione la si può fare anche a casa, cioè non ci sarebbe bisogno nemmeno, come facciamo noi che andiamo in certi posti, perché la metavisione è una di quelle cose che la possiamo fare a casa, perché queste energie si trovano fondamentalmente dappertutto. Non le vediamo, ma ci sono. E quindi si può canalizzare bene anche da casa. Quindi questi varchi dimensionali si possono aprire tranquillamente stando seduti sul divano facendo metavisione. Però noi, perché, oltre per il discorso sperimentale, perché facciamo metavisione? Perché questa metavisione, sia lo Schremberg che vedremo dopo, sia il Doni che invece lo vedremo adesso, lo portiamo nei posti dove andiamo. E i posti sono case diroccate, ex sanatori, ex conventi,
chiese sconsacrate e tutti i posti che possono essere, diciamo, interessanti, perché magari a loro, al proprio interno, intrappolano queste energie. Queste energie magari in questi posti, in determinati posti, sono più forti rispetto ad altri. Infatti, sia con la metavisione, sia, vedremo dopo, con il discorso della rilevazione strumentale audio, in determinati posti di preghiera, per esempio, perché sapete che le gregore di pensiero, di preghiera, sono le forme di pensiero sono la forma di energia più forte. Infatti, in determinati posti, poi sentiremo anche, abbiamo registrato delle cose che magari a casa non avremmo potuto registrare, per esempio. E quindi portiamo queste cose, le portiamo sui posti. In questo caso si parla di il metodo Domini. Vuole spiegare qualcuno? Oscar, Silvia, volete spiegarlo voi? Il volume del computer, perché okay, adesso è finita la musica di presentazione. Esatto. La musica. Che devo fare? Scusami? Abbassa il computer, l'audio tuo, perché hai la musica di presentazione delle diapositive che è troppo alta. Ok, proviamo così? Sì, così va bene, sì. Così. Dopo far sentire le metafonie e poi lo alzi magari. Ok. No, dicevo, Oscar, vuoi introdurre qualcosa, allora. Silvia? Ditelo voi due, vai, così io bevo forse. Vai, Oscar, tranquillo. Allora, il metodo Downey dovrebbe essere stato, cioè dovrebbe essere stato, quello chiamato così dovrebbe stato essere inventato da una signora irlandese, mi pare. Però, insomma, sempre nelle isole britanniche. Tuttavia è una tecnica molto più antica, perché si tratta quasi di idromanzia. Ovvero la facoltà di... Ora, idromanzia comprende anche i messaggi uditivi che si possano sentire dallo scroscio, da una cascata dell'acqua, registrato da una fontana. Diciamo comunque, il metodo Downey sì, è più visivo, ovvero in uno specchio d'acqua. In pratica noi, per esempio, c'è Letizia che fa questa cosa specialmente, in una bacinella d'acqua con uno specchio sotto, c'è addirittura chi ci mette un CD, un compact disc o un altro materiale anche riflettente, può accadere certe volte che si possano trovare delle immagini, volti o altre ancora. Per esempio nel nostro caso è successo tante volte che una persona ospite con noi pronosticava che per esempio c'era un'entità con i denti e poi effettivamente c'era questa cosa con i denti. Questo volto di persona. Sono delle cose che, così a raccontarle, sono un po' quasi visionare, però accadono, può succedere. Accadono, sì. Allora, facciamo vedere qualcosa, quindi sì, giusto quello che hai detto, però diciamo anche un'altra cosa, facciamo una premessa, il Downey ha un difetto, che è quello di essere molto pareidolico. Quindi bisogna anche stare attenti a non confondere delle semplici macchie per magari dei volti. Quindi c'è un pro e un contro. Delle volte i volti sono ben definiti e si vede bene che la pareidolia, spero che tra chi ci segue sappia chi è la pareidolia, cosa sia la pareidolia, spero di sì. Detto brevemente, un'associazione normalissima, naturale della nostra mente ha ad accostare forme casuali o colori, per esempio guardando le nuvole, a volte si vedono delle forme, no? Ci ricorda magari l'elefante o quello che è, ecco, quello è pareidolia, quindi l'accostamento naturale della nostra mente a vedere i volti laddove ci sono delle formazioni un po' casuali. E qui ovviamente l'acqua subentra molto il discorso scusa, il volume è troppo alto. Subentra molto il discorso pareidolico, in quanto appunto l'acqua di sé, per le sue increspature, no? È soggetta appunto alla pareidolia. Però si possono fare e ottenere delle cose interessanti. Noi è da un anno che sperimentiamo la metavisione, ovviamente ci sono dei ricercatori molto più bravi di noi in questo e che hanno risultati molto, molto belli, però noi qualche cosino abbiamo avuto. Questo è un volto
si vede un viso un po' ovale, un po' mezzo ovale, un po' mezzo a punta, e il naso. Vedete il mouse che giro? Sì. Vedete il mouse? Si vede? Ok. Gli occhi. Questa cosa qua non è un cappello, attenzione bene, non è un cappello, molto probabilmente questo è un viso che si è formato per metà. Cioè la parte sopra manca perché non si è completamente formato, e può capitare tantissime volte che un viso si formi a metà o si veda solo un occhio, per esempio. E quindi non vi deve fare indurre, ah, ma c'ha questa banda qua, cos'è, un cappello, un foulard, oppure ha la banda qui e la mascherina, guarda, c'è la mascherina. No, in realtà, perché molto spesso non hanno, diciamo, non riescono a completare il proprio disegno, cioè con questa forma energetica, attraverso lo sparare il fotone della luce, che è energia pura, e l'acqua, che è la fonte principale di energia, si ottiene appunto quello che è, queste entità riescono a disegnare il proprio volto. Andiamo avanti, qui forse è anche più nitido, sì. Guardate, molto bello. Ora qua non mi ricordo assolutamente dove eravamo, vero? Però sicuramente in uno dei posti che abbiamo visitato e... Sì, sì, Oscar. Forse alle Sbertole. Forse, vero? Sbertole, ex sanatorio, in provincia di Pistoia. Ci arriviamo anche lì, perché anche lì c'è delle cose. E questo è molto bello. Non so se vedete l'occhio un po' plumbeo, però si vede qui l'occhio, qui non si è formato bene, ma la cosa caratteristica è che c'è questa bocca con questi denti bianchi che si vedono molto bene. Vediamo se c'è un ingrandimento. Vado abbastanza veloce perché sennò poi non si impianta. Questo è molto bello. Andiamo un po' avanti. Ecco, questo ce lo ricordiamo benissimo. Questo proprio delle Sbertoli, di questo ex sanatorio. Vedete un mezzo profilo? Non guardate la parte qua che dice sembra che c'è un'orecchia Dumbo, no. Molto probabilmente questa è una distorsione, perché poi si tratta di distorsioni, a volte distorsioni del campo elettromagnetico. Quindi anche il fotone, come può, vedremo anche nell'audio, riescono a distorgere questo campo elettromagnetico, per cui imprimono le voci e in questo caso imprimono la propria immagine. A volte fotografando imprimono la propria immagine anche lì. Qui si vede la barba, la bocca e la barba qui, e l'occhio. E noi abbiamo notato una somiglianza con il fondatore delle Ville Sbertoli, Agostino Sbertoli. Beh, una certa somiglianza c'è, purtroppo non è una figura intera, qui il viso non è intero, ma è mezzo tagliato, in metà, però si può trovare una certa somiglianza. Ribadiamo il concetto che comunque è una pratica soggetta a pareidolia. Noi cerchiamo di escluderla il più possibile, non sempre è facile, ma tanti scatti che abbiamo fatto sono venute tante macchie o niente, e poi arrivi, apri una foto e bam, ti trovi un qualcosa che non riesci a capire. Qua sembrerebbe una donna, capelli lunghi che va sotto le spalle, con una vestaglia forse. No? Qualcuno dirà tipo Samara di quel film, come si chiama? Ecco, qui vedete, qui si vede un pochino più ingrandita. Ovviamente quando vai a ingrandire una foto, faccio passare l'audio, quando vai a ingrandire una foto a volte sgrana, e quindi diciamo che va un po' a farsi benedire la definizione. Qui, questa invece è un'immagine che è stata ridisegnata, perché questa era una figura totalmente monocromatica,
noi con un programma abbiamo provato a dargli un po' di colore per far distinguere bene. Vedete, questa sembra una signora, no? Con un vestito di altri tempi. Andiamo avanti. Allora, capovolta, così forse si capisce che non è una salsiccia. Ok? Altre volte, alcune volte può capitare che anziché immagini appaiono delle lettere, come in questo caso. Chissà se è una Z, una N, non lo sappiamo, però possono capitare appunto delle lettere o dei simboli. I simboli anche strani. Tornando alle immagini, qui non sembra anche qui una signora, in realtà poco definita, però insomma. Diciamo che qui si va dalla sperimentazione, quella che abbiamo avuto, dove abbiamo avuto dei risultati più e altri un po' che lasciano, diciamo, un po' di dubbi, però fa parte della sperimentazione anche questo. Andando avanti, e questa non sembra un'immagine molto bella, sembra quasi un demone, non so, correggimi se sbaglio, Oscar, se cosa ti sembra a te? Qua vedo un occhio. Una donna un po' triste. Ecco, perché poi quando non è... Cioè, perché poi quando sono così si possono anche interpretare, no? Ognuno ci vede, può essere il demone o può essere appunto la donna con l'occhio triste. Tu, Silvia, che ci vedi? Io in realtà mi sembra un volto maschile, devo dire la verità, con un cappellino, però anche lì, vedi, ognuno ha la propria interpretazione della cosa. Ovviamente cambia la cosa da... oggettiva a soggettiva quando effettivamente le immagini sono quelle e non ti puoi sbagliare. Ed è successo, poi lo vedremo. Ecco, come dicevamo prima, a volte le immagini non sono completamente composte, non sono propriamente integre, allora puoi trovare un occhio che non si è formato o che forse faceva parte di un altro volto e che è divenuto ingigantito per X motivi che non sapremo mai. Ovviamente non lo sapremo mai. Qui c'è un volto, questo profilo di un naso, occhio e sopracciglia e ciglia e arcata, sopraccigliare. Vediamolo rigirato. Più o meno uguale, eccolo qua, profilo. Ovviamente anche qui si può dire che è molto pareidolico, molto probabilmente, però facciamo una considerazione. Le entità possono anche farsi riflettere, per esempio, su una superficie come un occhiale da vista. Se uno riesce a canalizzare queste energie, magari ti fai una foto a questo occhiale e ti trovi questa entità. Magari non la trovi integra, come in questo caso. Quindi non è detto che sia propriamente pareidolia anche questa. Probabile, come si è detto, che è una entità che non si è formata propriamente bene. E qui questo è un volto che un po' quasi animalesco, non lo sappiamo, però anche questo potrebbe essere pareidolia, chi lo sa, non lo sappiamo. E questo, anche questo è un volto che probabilmente non si è formato tutto, infatti è mezzo ricoperto. Chissà se un animale o un infante. Non lo sappiamo. Qui si vede meglio. Dà un po' di dubbi questa bocca. Però, insomma, nella sperimentazione tutto ci sta. Ecco, come si diceva prima, a volte arrivano lettere, simboli, numeri. Numeri, proprio un numero.
poi qua forse questa è una lettera, ma forse è una vocale, forse la A, ma non lo sappiamo, o semplicemente sono dei simboli che non si sono formati o non si sono formati bene, o erano delle lettere che non si sono formate bene, non lo sappiamo, sono, come dire, impastate, no? Arriviamo invece al metodo Schreiber. Schreiber era un uomo semplice, eccolo qua, il nostro amico Klaus Schreiber, che ideò questa cosa di chiamata appunto metodo Schreiber, che si tratta appunto di riprendere con una telecamera uno schermo. Da questa ripresa con la telecamera e schermo che si autoriprendono a vicenda, nasce un loop. In questo loop elettromagnetico si forma, a volte si formano dei volti. Vedete, guardate che volti lui riusciva ad acquisire. E questa cosa, lui era un uomo semplice, la ideò, era a casa di amici, gli venne questa idea. Era un uomo semplice, era, tra l'altro era un collaudatore di estintori. Quindi, insomma, voglio dire, cioè, tutto che pensi che sia badavese, c'ha il cappello, è uno stregone, no, non era uno stregone né niente di che. Qui sembra che ci sia un volto, come abbiamo detto prima, a volte non si creano del tutto, non si formano per intero, e quindi può succedere questo. Qui vediamo l'occhio, un altro occhio che sta guardando da una parte. Ora l'immagine è un po' forse questa si vede leggermente meglio, non so come la vedete voi, quella qua non ben definita perché si è sgranata aumentando lo zoom. Questa sembra una signora con una guancia abbastanza pienotta, forse un neo, non lo so, si vede la bocca, il naso, l'occhio che è in penombra e questo occhio che si vede bene qua. Vediamo sull'altro, ecco, così filtrato meglio, forse si vede meglio. Anche questo è interessante. E questo... io non riesco a vederlo qua, ok, perfetto. E questo è... anche questo si è appunto creata in questa distorsione. Durante questa distorsione elettromagnetica, questo volto. Siccome sono capaci anche di riflettersi nelle superfici quando vogliono, farsi fotografare, è probabilissimo che sia un'entità che si è impressa lì. Ecco, quindi si vede meglio... Si vede la bocca, si vede gli occhi. Andiamo avanti. Qui uno dice, potrebbe essere effettivamente qui forte il discorso pareidolico. E qui ci può stare. Però questo sembrerebbe, per esempio, un cagnolino. Che comunque anche gli animali, soprattutto i nostri amici domestici che ci seguono, sono energia anche loro. Andiamo avanti. Questo è un omone con la barba o un mento molto pronunciato, comunque la barba, un naso molto pronunciato anche questo, gli occhi, e poi il resto non si capisce perché, come si è detto prima, non si formano sempre al 100%. E qui ancora non vedete nulla perché questa era l'immagine, diciamo, presa originale, però qui nel mezzo già si vede qualcosa. Adesso ve lo filtriamo e questa è la cosa più forse tra le più spettacolari che noi abbiamo in un anno di sperimento. Questa meno di un anno che sperimentiamo il metodo Schreiber abbiamo ottenuto. Eccola qua. Ve la facciamo vedere meglio. Questo è chiaro. Questa sì, benissimo questa. Senza ombra di dubbio, questa non può essere pareidolia. Questa è ovvio, non è pareidolia.
Eccola qua. Poi c'è il nostro amico che forse conoscete, Gabriele Costanzo, che col software Didimo ci ha fatto in qualche modo una sua elaborazione 3D e quindi ha voluto fare questa elaborazione con questa immagine che noi gli abbiamo dato. Ed è venuto fuori questo. Ora, non prendete questa cosa come per papa, perché è ovvio, no, mancano quelle che sono le pieghe di che può essere di un anziano, no? Perché quello era un signor anziano, con molta probabilità. Qui ovviamente qui non si nota l'età su questa ricostruzione, però è carino anche avere, diciamo, un punto di vista anche leggermente differente. Questo potrebbe essere tutto pareidolia, per esempio, però, come dicevamo prima, potrebbe essere anche un volto che non si è completamente formato, non è riuscito completamente a imprimere la propria immagine. E questo è molto sfocato, però qui si intravede il volto di una donna, probabilmente abbastanza giovane, giovane direi giovane. Ora è molto sfocato perché, insomma, la risoluzione è un po' bassa di questa foto qua. Vabbè, questa è ancora peggio. Comunque, è per far vedere i pro e i contro di questa sperimentazione, che è ovvio che è soggetta a pareidolia, più o meno, ma ci sono fior fior di ricercatori più bravi di noi in questo senso, perché noi siamo dei ricercatori, in questo caso della metavisione, dove ci cimentiamo da poco più di un anno, cioè chi lo fa da più tempo è molto più bravo di noi, e effettivamente, boia, noi continueremo a comunque a sperimentare questa cosa. E poi c'è da dire, come dice Oscar, come ha detto Oscar prima, che magari pensi, una persona magari pensa a un volto, ed è anche molto probabile che questa cosa si possa imprimere anche a livello inconscio, comunque a livello mentale. Magari queste entità usano la propria mente, come un pittore usa un pennello per dipingere, per disegnare. Quindi è probabile che queste entità usino la nostra mente come una sorta di pennello, e quindi sono capaci di disegnare anche quello che noi abbiamo pensato, il volto a cui noi abbiamo pensato in quel momento lì. Quindi non è difficile, anche per esempio se volessimo spiegare appunto queste persone che io ho pensato questo volto e me lo sono trovato lì, è probabile anche che succeda esattamente anche questo. Non lo sappiamo, però penso che sia probabile. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, perché io sono a debito d'acqua. Sì, no, ti vorremmo chiedere, prima che tu passassi alle prossime diapositive, alcune domande. Per esempio, ci chiedono quali sono i vostri ruoli nel gruppo. Poi Oscar prima ha detto che tutti fanno un po' tutti, però per esempio, come funziona il tuo protocollo di ricerca? Come funziona? Cioè, decidiamo di andare in un posto, come vi mettete in movimento? Allora, prima di andare in un posto, magari facciamo una ricerca storica di quel posto, se ci sono state per esempio delle vicende di cose traumatiche, è successo magari un omicidio, un suicidio, o un omicidio, insomma qualcosa, perché generalmente queste energie appunto in posti dove è successo qualcosa di traumatico, di veramente forte, si palesano più semplicemente o sono più presenti, ecco. Quindi noi decidiamo il posto anche su segnalazione degli utenti della pagina, perché ce ne segnalano tantissimi anche di posti. Poi quindi ci documentiamo sull'effettivo posto, chiediamo informazione, dopodiché andiamo con la varia strumentazione, che sono sostanzialmente strumenti che rilevano i cambiamenti di campi elettromagnetici, di campi elettrostatici, per esempio, anche, o anche registratori, o telecamere a infrarossi,
Questi sono i nostri strumenti, quelli che si utilizzano generalmente, utilizzati un po' in generale per la ricerca di queste cose qua. Qualcuno tenta la canalizzazione? Aggiungere? Qualcuno tenta il dialogo con queste entità? Allora, qui bisogna dire una cosa. Per dialogo, sostanzialmente noi ci poniamo come un'antenna. Cioè noi mettiamo questi strumenti che sono lì e che captano, ricevono. È vero che il filo è sottile quando si fanno determinate domande per sollecitare, tra virgolette, una risposta. Quindi questo si tratta sia negli EVP quando sono, diciamo, entità senzienti, vabbè, sulle entità, diciamo, i nastri rotti, quello... non ci sono grossi problemi, ma sulle entità senzienti, a parte che non possiamo saperlo quando intervengono, ma noi proviamo a fare delle domande che siano generiche. E domande semplici, come ti chiami, come sei morto, di qua di là. Non andiamo a fare riti strani o cose strane. Questo è un po' il discorso. Poi è ovvio che c'è una metodologia, che è per esempio quello che è l'Ecovox, parleremo dopo, che ha una linea sottile tra l'evocazione, che noi non vogliamo fare, però bisogna stare attenti a non superare quella linea, ecco. Però sostanzialmente non è che andiamo lì con il cappello, facciamo dei riti strani, dice guarda questi. No, assolutamente non intendevo questo. Però uno può pensare, guarda questi che fanno, vanno a rompere le scatole. No, noi tendenzialmente poniamo questi strumenti, li poniamo in ascolto. Drizziamo le antenne di questi strumenti elettronici che captano onde elettromagnetiche. Attenzione, perché qui si parla sempre di entità che si muovono attraverso comunque il campo elettromagnetico, o sono anche radianti loro, delle volte sono radianti. Quindi non è che andiamo a fare delle sedute spiritiche o no, perché se queste entità si vogliono far sentire, sono loro che ti cercano. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di andare in questi posti, in realtà. Non ci sarebbe nemmeno bisogno, perché sono entità che ti cercano e hanno bisogno di parlare, cercano di dirti qualcosa, di comunicarti qualcosa. L'esperienza più negativa? Sì. L'esperienza più negativa che avete avuto? Beh, c'è Marzio, il casolare, quello della ragazzina. La cosa della tegola e i dolori alla pancia, se ti ricordi. Ah, ok. Ah, sì, questo purtroppo, sì. Silvia, che ha queste sensitività, che se lei non si definisce una sensitiva, sta molto con i piedi per terra e questo è da fargli tanto di cappello. Però, effettivamente, quando andammo a fare delle rilevazioni su un casolare in mezzo ai campi, in mezzo a questi campi dove solo noi matti arrivarci perché non c'era nemmeno la strada, ti ricordi, no? Noi siamo entrati dentro e a parte, poi lo vedremo dopo, perché già c'era venuto il dubbio che qualcosa non ci volesse lì, perché ci siamo sentiti muovere una tegola, dall'unica tegola, quel giorno, erano tutte dismesse, l'unica tegola che si stava muovendo per cascarci in testa era vicino allo stipite della porta dove ci eravamo avvicinati, e noi abbiamo proprio sentito questa tegola spostarsi, e non c'era un filo di vento quel giorno, non c'era un filo di vento. Ecco, lì ci è venuto il dubbio che evidentemente non eravamo molto graditi, ma poi lei queste cose le ha sentite a livello fisico. Racconta un po' la sensazione, che non posso raccontarla io. No, sì, una volta entrati all'interno, poi questo, fra l'altro, se non ricordo male, la volta successiva, perché come prima volta, quando fu il discorso della tegola, abbiamo ben pensato di non entrare e siamo tornati nelle settimane successive. Una volta entrati dentro, mentre Marzio stava piazzando tutta la strumentazione, io insomma ho cominciato i miei giri per sentire un po' cosa si muoveva all'interno, e effettivamente
insomma, ho cominciato a avvertire dolore fisico, sì, dolore che fra l'altro non era mio, era quello che probabilmente aveva provato questa ragazzina che io ho avvertito all'interno di questa abitazione. E che poi ci ha dato anche qualche piccolo cenno sugli strumenti, insomma, se non ricordo male, c'è stato un EVP, vero? Beh, mi pare anche due mi pare. Ma a parte, oltre a quello, sì, anche ovviamente la tua, diciamo, la tua esperienza negativa in quel caso era stata anche comprovata da un accertamento degli strumenti che in quel momento, o comunque nel momento che si erano posizionati, avevano dato effettivamente una certa reattività. Quello sì. Beh, benissimo. Ok, possiamo continuare. Questo, cioè, è stato, penso, l'episodio un po' più negativo, perché poi per il resto ancora, insomma, non abbiamo avuto grosse problematiche, non abbiamo ancora incontrato, fortunatamente, niente di elevatamente negativo, ecco. La cosa importante da dire è che bisogna porsi davanti a queste cose con tanto rispetto. Quindi entrare in determinati luoghi chiedendo già il permesso anche dentro di sé, anche se non c'è bisogno nemmeno di urlarlo o di dirlo a voce alta, perché tanto ci leggono nel pensiero, ma cioè andare in punta di piedi come fossimo davvero dei visitatori, dei curiosi, ma veramente pensare che non siamo a casa nostra, ma è casa loro. Ed ecco che nascono a volte delle problematiche, perché vediamo delle persone che con queste cose ci giocano. Ed è vero che magari non morirai domani, ma se vai in un posto e ti cade un mattone sulla testa, fanno più che bene, perché se tu vai, ci sono dei gruppi, senza fare nomi, non voglio fare nomi di nessuno, sarebbe anche pubblicità inutile, che ci vanno senza rispetto, addirittura con sfida, con modo arrogante, presuntuoso, per sfidarli. Ecco, magari non ti succederà quel giorno stesso, ma se prima o poi cadi in una buca, ti cade il pavimento sotto i piedi, fattene una ragione, perché evidentemente qualcosa stai sbagliando e non si pongono questo dubbio. Pensiamo che invece l'approccio migliore è quello del rispetto. Il rispetto è la prima cosa. Vai in questi posti, se, come è successo, non siamo graditi, si piglia e si smamma. Magari ritorniamo tempo dopo, facciamo passare del tempo e ci ritorniamo. È anche questo il motivo per cui noi facciamo passare del tempo tra una perlustrazione e un'altra. Ci è capitato nell'Ecovox che ci sia uscita, poi la sentiremo, ma stasera non avremo tempo, andate via. Noi abbiamo preso, eravamo io e Oscar, e siamo andati via. Anche se fai 100 chilometri, 200 chilometri, se piazzi la roba e dopo 2 minuti, 5 minuti, c'è una voce che ti dice, non importa se sia comprovata o non comprovata, se ti dice che devi andare via, prendi smammi. Magari ci ritornerai, però questo è il rispetto. È assolutamente una preghiera già dentro di sé prima di entrare in questi determinati posti. Perché non sappiamo con quello con cui abbiamo a che fare. Delle volte sono entità sicuramente che hanno tanto bisogno di essere ascoltate o di parlare, ma altre volte puoi trovare la frustrazione di qualche entità che nella propria vita vuole vendicarsi. E quale cosa migliore, quale elemento migliore è quello lì che va lì e ti dice: oh, farti sentire, perché io ho visto delle cose così, dei video così, che c'è da mettersi le mani nei capelli. Oh, io sono qui, fatti sentire, vieni qua. Ecco, quello è il modo veramente per pigliarsi una tegola in testa e permettetemi di dire, scusatemi, ma fanno bene. E che cavolo. Vero. Mi cheto. Condivido. Ah, sì. Prego, se vuoi E...
ascolta, rimangono ancora 20, 15-20 minuti, insomma, per gestirti un po' il tempo e poi per le ultime domande, se vuoi gestire il video, ok, prego. Allora, organizzatevi bene. Ora, io non l'ho detto prima. Per queste EVP, se avete delle cuffie oppure alzate il volume delle vostre casse, perché ovviamente essendo delle EVP sono in mezzo al rumore bianco. Il rumore bianco, sapete bene, o se qualcuno non lo sa, quando si va a filtrare si rischia anche di arrivare le EVP da quanto c'è da lavorarci sopra. Quindi a volte bisogna allenare un po' l'orecchio per le determinate frequenze. Poi un giorno parleremo di frequenze e dei limiti che abbiamo un po' tutti. Allora, Silvia, lo vuoi spiegare te un attimo questo VP? Aspetta, non lo vedo, scusami. Ok. Ah, sì, quando eravamo io e te a Cascina. Questa è una famosa casa abbandonata che è lungo una delle strade principali di Cascina, dove abbiamo avuto ottimi riscontri a livello proprio di EVP. Ma è quello, qual è? Quello sussurrato? Perché non... Ok. Sì, è stata una fabbrica di EVP questo posto. Sì, mi ha dati tantissimi. Ecco, cosa molto particolare, perché in genere quello che succede molto spesso, almeno nella nostra esperienza, è che a un certo punto non smettono di succedere questi fenomeni. Se torniamo e non si riesce più a registrare niente, mentre in questa casa ce ne ha dati tantissimi. Lungo periodo, poi se mi permetto Tantissimi di settimana dirlo, proprio perché. esatto, poi se mi permetto di dirlo, da E quando c'è quindi andata dentro. durante proprio la registrazione si sono sentiti chiaramente dei nomi, delle risposte. Addirittura una volta ci ha detto anche l'età che aveva. Sì, lo sentiremo dopo questo. Ecco, Mi permetto di dirlo. Che qui non si è più, ha cominciato a scemare questa curva degli EVP in questo posto perché c'è stata Barbara D'Urso, perché è nata una polemica su questo EVP, no? vabbè. No, dobbiamo dire perché è nata una polemica su questo nome. Poi c'è stata la D'Urso dentro, da quando c'è stata la D'Urso, vedete che dove passa la D'Urso non cresce erba e quindi. Proviamo a sentirlo, ditemi se si sente, semmai proviamo a alzare il volume in qualche modo. Ve lo faccio risentire. Si sente? Sì. Ok. Bene, scusatemi. Se ce l'hai disponibile, fai sentire anche quello, appunto, questo qua, bravo. Però ho passato il dito e mi è andato indietro per capire un attimo cosa ho combinato. Ok, eccola qua. E qua viene l'età. Quando si chiede quanti anni hai, sentite che cosa risponde. Dimmi quanti anni hai? Quindi è anche ovvio, bellissima questa, perché c'è proprio una interazione. Sì, in questo posto sì, tantissimo. 53. Io mi sono fatto Mamma mia. anche un calcolo su questa età che è venuta fuori. Con quel discorso ti facevo prima di Roberta, ma lo tralasciamo, è meglio. Ok, ok. E qui bisogna dire una Sempre. cosa. Qua è successa una cosa abbastanza insolita, insomma. Allora, qua abbiamo avuto una cosa strumentale dove abbiamo posto la domanda di farci accendere questo MEL, il MEL meter, dove c'è un sensore fondamentalmente elettrostatico. Quindi al passaggio di questa entità c'è uno spostamento di elettroni. Questi elettroni vanno, diciamo, a disturbare quello che è il campo che è creato tra questa antenna che vedete e l'antennina gialla. Al momento che passa questo disturbo, questo suona. Cosa è successo? Che ha suonato quando gliel'abbiamo chiesto,
E poi gliel'abbiamo richiesto un'altra volta e l'ha fatto risuonare, ma nel mezzo, ancora prima di farlo riaccendere, c'è la risposta. Cioè, noi chiediamo, ma ce lo fai riaccendere? E lui dice, certo. E dopo si accende questo MEL. Sentite, eh? Riesci a vederci? Sensore elettrostatico. Sei tu che hai fatto accendere lo strumento? Ce lo puoi rifare? Quindi ripetuta più volte. E poi si riaccende e dopo non si riaccende più perché è finito, era tutto quello che doveva dire, insomma. Ed è questa è una cosa molto bella, perché raramente succede una cosa così, che all'interno di una risposta strumentale ci trovi anche una risposta, in quel caso vocale, quindi intenzionale proprio. C'è la doppia riprova di quello che è stato in quel momento. L'abbiamo trovato nell'audio, è stata una cosa molto bella. E anche qui siamo sempre in questo casolare. Lo avete sentito? Dice tipo questa sì o qualcosa del genere. Poi in realtà al 95% a volte non sono comprensibili, Qui invece abbiamo un EVP super casolare che diceva Silvia prima, dove lei, se poverina, si è sentita male, e qua abbiamo avuto questo EVP anche che è più elettronico. Quegli altri sono stati sussurrati fino ad ora, ok? Questo invece è più elettronico. No, così. Oh, ho saltato. Come ha saltato? Scusatemi. Puoi far accendere questi strumenti, per favore? Ti va di farlo? No, così. Eh beh, questo era molto chiaro, sì. Sa che cosa voleva dire? Poi qui, per esempio, può avvenire anche il dubbio che in realtà fosse un nastro registrato, poteva anche essere. Quindi non direttamente correlata alla nostra domanda, però... Secondo me era correlata la domanda, però... Noi ci poniamo sempre il dubbio, le due possibilità, no? E qua vogliamo raccontare questo. Oscar, l'abbiamo perso? No, no, ci sono. Non ti vedo? Vabbè, ok. Oh. Parlavamo prima di energie importanti. Eccoci. Parlavamo prima di energie importanti. Questo è un caso molto interessante. Qui c'è stato un infanticidio. Hanno ucciso una bambina di 3 anni. L'hanno lasciata morire nel letto. Ed era una baracca questa abusiva dove si erano trasferiti due di origine, vabbè, non mi ricordo, uno era vabbè, non me lo ricordo, ma comunque hanno fatto morire questa bimba in questo letto. Siamo andati con questo registratore, niente di più, un registratore e cosa avevo quel giorno, K2, basta, stop, ha posizionato in questo letto. E
alla domanda, c'è qualcuno qui? Siamo qui, siamo qua. Questo è bello, questo EVP, perché è articolato. Raramente si trovano EVP così articolati. Sentiamolo. C'è qualcuno qui? Ora forse l'amplifica. Molto bello questo, proprio perché la complessità, per alcuni EVP possono avere delle caratteristiche veramente uniche, e questo è uno di quelli. Cioè veramente un EVP articolato così raramente si becca, insomma. Noi siamo contenti perché effettivamente un anno di ricerca è pochissimo, ma abbiamo registrato delle cose che ci piacciono molto, siamo molto contenti, soddisfatti, e che ci danno ulteriore spinta per andare avanti. Allora siamo sempre qua, aspetta un attimo, vediamo un po'. Ah, ok, questa è la perlustrazione di questa baracca. Vedete come vivevano queste persone. È la stanza in cui è successo il macabro delitto. Noi proveremo a, vedete, c'è l'oggetto che probabilmente apparteneva alla piccola, proveremo a mettere il K2 sul letto e vedere se c'è qualche interazione. Scendiamo anche, sono portato il MEL, quindi abbiamo acceso sia il MEL che il K2. Voglio anche mettere un registratore digitale. Proviamo a vedere che cosa succede. Ok, abbiamo avviato la registrazione. Facciamo anche due foto. Scusate, bevo. Con la forza. Queste voci che sentite sono provenienti dall'esterno, i bambini sulla spiaggia. La spiaggia è qua. 100 metri. Allora, iniziamo. C'è qualcuno qui? L'avete sentito? Più veloce, io ovviamente l'ho rallentato poi. C'è qualcuno in questo luogo? Vabbè, poi tanto poi finisce il video, però è interessante perché questo appunto è un EVP non comune, assolutamente non comune. Andiamo avanti. Oh, qui dove eravamo? Ah, ok, forse... Datemi. A Lucca. Ecco. A Lucca. A Vico Pisano. Al monastero. Al monastero, sì. Da questa finestra, quella accanto, questo è più difficile da sentire, sostanzialmente qua dice andate fuori, oppure andate di qua, o andate di qua, andate fuori. Cioè, o è un'indicazione, come dire, guardate che io sono qua, andate di qua a vedere, oppure è un'indicazione per dire, oh, andate fuori. Questo ovviamente noi l'abbiamo sentito dopo, non è un Echovox, qui lo senti in momento... No, certo, non era nell'immediato, quindi non possiamo sapere. È bello anche questo, ovviamente questo ha natura prettamente elettronica, perché ci sono EVP sussurrati, ma ci sono EVP che hanno una natura proprio elettronica, e questo è uno di quelli. Andate fuori, è fenomenale, è proprio fenomenale. Andiamo avanti. Volevo dire qualcosa, ma mi è passato di mente. La vecchiaia, ragazzi, la vecchiaia, casino. Volevo di qua, vabbè, forse mi verrà dopo. Ah beh, qua questo posto è intriso di energie.
Ah, ecco cosa volevo dire, porca miseria. Allora, quelle VP lì, prima si parlava di campi elettromagnetici, queste cose qua. Quelle VP lì è nato nel mezzo di quello che è il multiscatto nella macchina fotografica. Noi abbiamo notato alcune volte che facendo foto, quindi dandogli ulteriore distorsione elettromagnetica con un suono, quindi aveva ragione Oscar che diceva prima dell'acqua, ha ragionissima, però abbiamo anche notato che dandogli ulteriormente dei campi elettromagnetici, anche dei suoni, quindi aumentando quella che è la portata delle onde, loro si palesano con più semplicità. Ed è successo diverse volte che mentre si scattava questo multiscatto, quindi fa perché fa delle foto multiple, nel mezzo ci troviamo una voce, ci troviamo le VP, ci parlano proprio lì nel mezzo. Tra l'altro sono anche difficili da quando vai ad analizzarle, poi le devi estrapolare da lì, sai, capisci che con il multiscatto sopra devi fare un lavoro certosino, no? A volte non è semplice, però abbiamo notato che oltre il fatto che comunque a queste entità, se andando a variare il campo elettromagnetico, addirittura aumentandolo o dando di impasto un campo elettromagnetico o delle determinate frequenze, loro con maggior semplicità riescono a farsi sentire, si sentono con maggior forza e ne abbiamo avuto riprova di questo tante volte. Questo è un punto fermo che da un anno a questa parte, almeno questo, noi lo possiamo sottoscrivere, lo bolliamo in carta bollata perché ci sentiamo di dirlo, date le nostre esperienze Grazie. sul campo. Quindi su questo siamo molto contenti perché piano piano la nostra ricerca verte a mettere un tassello alla volta per cercare di capire come queste energie si palesano, come non si palesano, come si palesano meglio, senza andare a sforare sulle sedute spiritiche piuttosto che le vocazioni. Ecco, questo no. Però piano piano si può capire anche da determinate osservazioni, sperimentazioni, che si arriva a un punto. Questo è uno dei punti, cioè molte volte facendo le foto, come in quella maniera, gli dai un'ulteriore forza elettromagnetica, questi si palesano meglio. Questo era un po' il discorso che volevo dire. Fatto sicuramente una bellissima presentazione, per questo ti ringrazio. Una domanda che faccio vedendo tutti i video che avete fatto, sono poche le ispezioni che avete fatto notturne, come mai? Ma no, in realtà ne abbiamo, sì, forse più diurne che notturne, è vero. Più diurne, All'inizio. è vero. Però non abbiamo, cioè, allora, una delle cose che noi ci siamo un po' prefissate è capire, per esempio, se effettivamente c'è quel discorso di notte meglio che di giorno e viceversa, non lo sappiamo. Per quanto riguarda le nostre ricerche, fino adesso possiamo dire leggermente più di giorno, forse è vero perché siamo stati meno di notte, non lo sappiamo, però sostanzialmente più di giorno abbiamo avuto più soddisfazione, diciamo così, che di notte. Si dice che di notte è meglio perché le frequenze terrestri già cambiano, diminuiscono le frequenze terrestri, poi c'è un discorso anche che sicuramente trovi meno gente a giro, quindi molte cose si fanno meglio, c'è meno, diciamo, meno probabilità di trovare quello che si chiama. Oh, mi viene il termine, aiutatemi. Ok, a posto. Un Disturbo interferenza, non esterno, saprei. diciamo così. Interferenze esterne di persone, di curiosi. Voci che provengano da persone che camminano nei dintorni, ovviamente. Esatto. Ora ovviamente le voci, sai, si capisce benissimo. Per esempio, al Sì, quello convento è vero, però. di monastero, nonostante che comunque era notte, però non era notte fonda, di sotto parlavano, cioè perché c'era Sì, l'abitazione, sentivo. parlavano. Ma è ovvio che si capisce benissimo
l'EVP da una voce umana per struttura e proprio per morfologia, diciamo, proprio per caratteristica dell'EVP, che non può essere confusa con la voce umana. Non può essere confusa con la voce umana. Ma al di là di questo, effettivamente, se dovessimo fare una classifica adesso provvisoria, diremmo che più di giorno che di notte abbiamo trovato soddisfazione. Ma è qui da capire, sarà da capire, da stilare una piano piano una statistica e capire effettivamente se sia meglio di giorno o di notte. Noi pensiamo invece che sia migliore quando non lo sappiamo, perché non ci è dato saperlo. Perché quando, come dice Silvia, come ha detto prima, andiamo in determinati posti, poi a un certo punto cominciano, smettono di farsi sentire. E tu puoi andare quando piove, quando c'è il temporale, che poi uno direbbe, beh, il temporale, benissimo, potrebbe essere giusto, elettromagnetismo, quindi c'è carica elettrica nell'aria, in teoria dovrebbe coadiuvare queste cose, ma in realtà non lo sappiamo. Sotto i tralicci è un grande problema andare a fare quella che si chiama la gabbia della paura, si chiama gabbia della paura il traliccio, detto in gergo quando si fanno le ricerche. Oh, c'è la gabbia della paura, non è altro che il traliccio che ci rompe le scatole, ma in realtà si pensa che il traliccio possa invece coadiuvare. Però rimane un casino perché c'hai il mella a palla e andare a dividere l'induzione dal traliccio dall'induzione dell'entità rimane un grande problema. Rimane un grande problema. Però grazie a Dio io dico che c'è Oscar e c'è la Silvia, che sono degli strumenti naturali, viventi, e che sentono, avvertono ancora prima spesso la Silvia e la Letizia, via. E la Letizia, scusate, me l'ho dimenticato. No, dicevo la Silvia e la Letizia. La Silvia e la Letizia, scusate, che avvertono queste cose prima degli strumenti. Per esempio, in questo convento, e adesso vi faremo sentire questo EVP, è successo che una sera di estate, era il 6 di agosto, era le 9:30, 10:30, adesso non mi ricordo bene, abbiamo sentito una voce ambientale. Eravamo tre, una voce di donna per tre volte dirci di seguirla. Probabilmente ha detto qualcosa del genere. Poi ovviamente nella registrazione l'orecchio sente in un modo. Ovviamente un registratore digitale sente in un altro, che non può essere come l'orecchio. E quindi nella registrazione non è venuta così nitida questa voce, ma dopo la sentiremo. Però davvero abbiamo sentito questa voce come se fosse accanto a noi, e prima che noi sentissimo questa voce, per esempio Silvia mi ha detto: guarda Marzia, ti sta passando dietro. Io avevo il K2 in mano, che nel momento che lei mi ha detto mi sta passando dietro si è illuminato, e appena qualche secondo è passato che abbiamo sentito questa voce. Questo è un posto che è nelle montagne pistoiesi, non vogliamo dire dove, anche se qualcuno l'ha scritto nella pagina, e vabbè, ma che è intriso di energie. Qui è veramente pazzesco. È venuto questo EVP veramente chiaro. Ora potremmo rilacciare a delle classificazioni che faceva il buon... Come si chiama lo sperimentatore, Oscar? Rodive. Bravo, no, Raudaio. Classificazione okay. A, B e C. Bravo, Raudaio che fece la classificazione famosa A, B, C. Poi addirittura qualcuno ci ha inserito anche la D, ma lasciamo perdere. E questa, secondo me, potrebbe essere classificato benissimo come B, non voglio esagerare perché voglio rimanere umile. Si è sentito tutti, vabbè, però. Faccio un po' il volume. Ci parli. Penso che si sia sentito abbastanza, no? Sì.
Allora, qui ero io che una mattina sono andato a fare una perlustrazione e anche una meditazione, perché questo è un posto innanzitutto di silenzio, di rispetto, perché la cosa, come si è detto prima, di rispetto è la prima cosa assoluta. Infatti sono andato anche a portare le candele, perché le avevano distrutte tutte, sono andato a portare le candele, le accesero, le lasciate lì, perché c'è questo altare e hanno distrutto tutto, si vede anche dalle foto, purtroppo. Mannaggia, ma è un posto bellissimo, in mezzo al bosco, deserto proprio, non c'è niente intorno. E qui mentre giravo ho posto qualche domanda e andando a risentire poi a casa il laboratorio, che poi è il laboratorio di casa mia, si è sentito chiaramente questo ci parli, perché le domande erano: posso aiutarti? Hai qualcosa da dire? Qualcosa di bello da comunicarmi? Cioè, sono queste le domande fondamentalmente, quelle principali. Non sono solo come ti chiami, oppure stai, abiti qua, come spesso diciamo, ma sono anche: posso aiutarti? Posso fare qualcosa per te, per esempio? Oppure mi vuoi dire qualcosa? Vuoi mandarmi un messaggio di speranza, d'amore, tutto quello che vuoi? Sono queste le domande. Quindi l'approccio è sempre assolutamente di totale rispetto, come quasi andassimo, soprattutto in questi luoghi, in chiesa, ma in tutti i luoghi cui andiamo, assolutamente, dal casolare più putrefatto, putrescente, a ovviamente posti così. Rispetto, l'approccio, la forma mentis è molto importante quando si va in questi posti. Lasciare a casa incavolature, arrabbiature, molto importante. Lo insegni anche tu, Luca, molto bene nel discorso medianico. È molto importante avere una serenità interiore, perché andare ad allacciarsi con cose dove non sappiamo come possono reagire, perché potremo, come si è detto prima, trovare anche delle entità represse o che hanno una rabbia o una sete di vendetta, dobbiamo porci noi stessi di avere un equilibrio interno che è di pace, di amore e tranquillità. Quindi, per esempio, a me se mi girano le scatole, cerco di evitare di andare a determinati posti. Magari ho litigato con qualcuno, evito. Sono arrabbiato quel giorno? No, perché non è un passatempo. Questo non è un passatempo, è una ricerca, è uno studio. E lo fai con la mentalità di studioso, che è quello dell'approccio rispetto per te stesso e rispetto per quello che fai. Quello che fai e i posti dove vai. Rispetto è la cosa principale. Poi, che fai 25, 60, 80 km per andare in un posto, non ha importanza. E il rispetto è la prima cosa, e ci deve andare con la forma mentis adeguata, non avere magari paura, per esempio, perché anche la paura potrebbe in qualche modo, diciamo, po non portarti dietro, ma comunque crearti qualche problema, alimentare magari qualche entità non proprio in sintonia, no? Con le proprie vibrazioni. E quindi è importante avere una vibrazione positiva in questi posti. Quindi Marzio, che è incavolato, sta a casa, non va a fare queste cose qua. Oscar pure, la Silvia anche, non è un passatempo, non è niente a che fare con io metto il video perché sono figo, no, anzi noi la pagina la potremo cancellare domani mattina, tra l'altro siamo tra quelli che si fanno vedere di meno, se vai a vedere i nostri video molto spesso la nostra faccia non la vedi. Ed è quello che noi fa, che poi tra l'altro ci viene anche ricordato. L'importanza al risultato che a voi. Noi ci interessa il risultato, poi chi la ottiene, perché a volte ci dividiamo, a volte vado io da sola, a volte va la Silvia da sola, a volte va la Oscar, oppure ci mischiamo, non importa. L'importante è l'approccio di sperimentazione, di studio, è serio e assolutamente di rispetto per qualsiasi cosa che facciamo e qualsiasi posto visitiamo. Anche fosse la discarica, faccio per dire, ho detto una battuta così, ma come ci muoviamo? Forma mentis, rispetto, forma mentis, serena, non arrabbiature, non incavolature, no delusioni, perché quella roba lì è micidiale.
non va bene. E qui siamo, Silvia, lo vuoi dire te qua, perché ho riconosciuto un po'. Oddio, non lo riconosco. Dove siamo? Okay, aspetta, non vedo bene. Indizio, San... No, sei sicuro che io c'ero? Perché... Chiesa sconsacrata di... Ah, beh, la Silvia da poi. Ah, ok, vicino a casa mia. Beh, certo, ma io non c'ero in questa uscita. Ok. Non l'ho mai vista questa... Esatto, qui viene pronunciato un nome. Sentiamolo. Devi toccare questi strumenti. Va di farlo? Arriverà, eh? In realtà potrebbe anche non essere un nome, però in quel senso lì si sentiva come se ci fosse un nome, Alessia, forse, non lo sappiamo. Cioè, non... Però poteva essere anche una frase che non capiamo. Ripetiamo che nel 95%, vabbè, voglio stare un pochino più basso, nel 90% non si capisce delle volte, anche quando sono chiari. Non... Magari la voce è in volume... perché è leggermente sopra il discorso delle frequenze uditive, ma a volte non si capisce cosa dice, assolutamente. Qui è un altro EVP sussurrato. Oh, guarda che roba. Qui è molto basso, eh? Ok, molto basso, però si sente. Attento, attento, c'è anche una parte mezza, questa è un EVP mixato, nel senso ha una parte che è un po' sussurrata, ma ha una parte finale che è elettronica. Ha queste due... Sì, questo è molto particolare, tra l'altro qui è un altro posto, qui siamo nella famosa villa che è chiusa. Chiusa, sì. Chiusa, sì. Chiave. Se non diamo indicazioni, perché sennò sembriamo quelli che entrano topi d'appartamento. No, vabbè, è una casa, una villa abbandonata, e non e poi ci sarebbe un discorso sulla proprietà privata, ma lo faremo poi successivamente. Questo non me lo ricordo nemmeno io, meglio che ce lo sentiamo. C'è qualcuno lì? Qualcuno qua? Se c'è qualcuno, ti vai a accendere le lucine? Quante topi vedi? Sentito? Chi è? Qui che dice chi è? Ti va ad accendere le lucine? E poi c'è un suono elettronico gutturale, quasi. No? Dice chi è? Questa voce dice chi è, elettronica, e poi c'è questo suono gutturale. Questi siamo sempre nel casolare, quello, la fabbrica degli EVP, no? L'abbiamo definita prima. Effettivamente, ecco, siamo sempre qua. Ah, qui dice basta, forse dice basta, probabilmente, a meno che non dica pasta, però questo non lo sappiamo. Sentiamo. Quant'è che abiti qui dentro? Basta. Thank you.
Ok. Incredibile. Diciamo, ragazzi, che l'ultimo filtraggio era un po', non era Gig Robot, ma era eccessivo il filtraggio, quindi si vede che non si è sentito molto bene. Però il basta mi è sembrato palese, insomma. Sì, dimmi. Domanda? Devo concludere la diretta. Sì, mi stanno chiedendo se hai mai partecipato, avete mai partecipato a una sessione di riunione medianica, se vogliamo chiamarla, seduta spiritica, avete mai partecipato e avete ottenuto dei risultati. Per quale motivo, no? Vi chiedo io. Perché non è il nostro modo di operare in questo settore. Detto poi prima, magari singolarmente forse qualcuno di noi lo ha anche fatto, ma come gruppo di ricerca assolutamente no. Allora, diciamo che c'è un codice etico su queste cose, che poi in molti lo infrangono, a dire la verità, ma detto questo, c'è un codice etico molto forte che sostanzialmente vieta le invocazioni, le sedute spiritiche, ma non perché, cioè, sì, si potrebbe dire anche della Chiesa che la lasciamo perdere, ma noi non andiamo a mettere nel mezzo la religione, perché sennò avremmo dato una risposta, ovviamente. Cioè, è chiaro, la religione dice così e quell'altro si fa a braccio di ferro, nel senso, si sarebbe qua. Però c'è un codice etico, diciamo, tra ricercatori, che dice di non fare invocazioni. Persino la Chiesa, che a un certo punto, diciamo così, è stata proibitiva riguardo a determinate cose, determinate la ricerca, per esempio, invece Padre Gemelli, Padre Ernetti, che hanno iniziato la sperimentazione con le registrazioni EVP, invece in realtà avevano chiesto al Papa, che è il Papa di allora, Papa XII, chiesero sostanzialmente se potevano continuare a fare queste cose, a fare queste registrazioni. E si torna al discorso di prima. Qui il discorso degli EVP non è che facciamo delle sedute spiritiche per avere queste voci. Sostanzialmente mettiamo un registratore normalissimo, che potrebbero fare tutti, e lo mettiamo in ascolto. Poi capita che in posti assolutamente silenziosi veramente ci trovi di tutto e di più, o anche niente, perché abbiamo anche tonnellate di cose dove non c'è assolutamente nulla. Però è così, sostanzialmente alziamo queste antenne e ci poniamo in ricezione. Okay, ho capito. Ecco, io devo chiudere la diretta perché sono già le 10:30, dove avevo detto fino alle 10. Vedo che hai fatto 267 diapositive, sono abbastanza... sì, infatti, ma perché c'è roba, comunque, insomma, siamo contenti. No, fa piacere, sono sicuro che ci sarà un'altra occasione con cui potremo andare avanti e spiegare... Prendiamo da qui. Dalla 66. Esatto, sono segno. Mombo segno. Quindi da parte mia e dello Specchio dell'Anima di Gino Antonelli vi ringrazio per la vostra partecipazione, disponibilità, spiegazione in tutto, e soprattutto l'educazione, la moralità, l'umiltà che avete dimostrato in questo collegamento, perché non tutti sono così. C'è tanta voglia di apparire al giorno d'oggi, voglia di essere al centro dell'attenzione, e questo, ciò che avete dimostrato, è un esempio da tenere bene in considerazione su come deve essere fatta una ricerca, soprattutto con rispetto, dedizione ed educazione. E con questo vi ringrazio anche le persone che hanno ascoltato oggi la diretta e chi ascolterà domani in differita, e colgo l'occasione, anche già che siamo qui, anche se sarà piccolo, strano, ma vi auguro anche un buon Natale e una festività serena, che è la cosa più importante, la serenità. Grazie a Luca che ci ha ospitato, grazie a Gina che ci ha voluto qua, e grazie per le parole che ha speso su di noi, e grazie davvero. Se Silvia vuol dire qualcosa, Oscar, niente. Sto pronto. Ringrazio anch'io, è stata una bellissima opportunità, grazie, speriamo di poterne fare ancora, sicuramente ne faremo anche, perché c'è anche un'altra roba, insomma, visto. Però, sì, siamo contenti e continueremo a mantenere questo entusiasmo, anzi bacchettateci, quindi, mi riferisco a quelli della pagina, se questo entusiasmo dovesse calare. Ecco, l'indirizzo della tua pagina, se qualcuno vuole trovare la vostra pagina, cosa deve fare? Deve andare su Facebook, aprire in alto dove c'è la lente di ingrandimento, cosa deve scrivere?
PFI, Paranormal Phobia Investigation. Oppure okay. Tu anche su YouTube, anche se noi lì non siamo presenti, nel senso ce lo hanno chiesto di metterlo perché ma noi vorremmo trovarci perché io non uso Facebook, cioè, chi anche non usa Facebook, e sostanzialmente YouTube ha un canale un pochino più ampio, ma a noi quello ci interessa poco, infatti non lo curiamo. Curiamo la pagina che è Facebook e poi abbiamo Instagram, ma sostanzialmente Facebook è la pagina che ci dà la possibilità di spiegare le cose, quindi siamo più contenti se siamo su Facebook. Su YouTube è più una cosa perché chi vuole ci vada, ma noi non siamo a vedere queste cose, le visualizzazioni, non siamo quelle cose lì. Però è un canale divulgativo in più che ci fa piacere comunque tenere, e a chi fa piacere può andare a cercare e iscriversi, come andare sulla pagina dove costantemente è aggiornata, insomma, a parte adesso siamo un po' fermi, ma insomma, comunque speriamo che ci levino il guinzaglio il più presto possibile e poter fare altre cose, perché qui c'è da capire ancora tante cose, ci auguriamo di farlo con entusiasmo. Grazie ragazzi, buona serata e grazie ancora. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao.